family friendly. Non puoi dire cazzo, rubare. Ma non è così la canzone. Come la canzone di Pechino? Fai qualunque cosa. Tu pipami sul cazzo. Dai. Bella. Adesso fidati me, raga, oh. Siamo tornati. Cosa? Dalla sigla. Sigla? Posso fare un retro sigla io? Cos'è un retro? Retro sigla. Beh, raga, siamo tornati da giù. Dalla Puglia, da Foggia, dal tavoliere delle Puglie. No, non eravamo nel tavoliere, eravamo un po' nell'entroterra con le zanzare lontani dal mare. Raga, ma che caldo ci avete in Puglia? Ma anche qua a Novara, adesso qua c'è il vento. Sembriamo i vecchi che parliamo del clima, del tempo. Ormai siamo invecchiati. Parliamo dei dissing. Te sai più questi fè? Lai snob. Lai snob, sei di sacco schiofide. Sei di sacco schioffi. Col merda lì. Il merda di schioffi. Col merda. Mi traduco perché non capisco neanche io, cerco di farmi forza. Previo dal dissing di Knight che ha dissato Ice Knob, perché in una puntata di Real Talk ha nominato Knight il contrario, quindi Knight poi dopo nomina Ice Knob. Ice Knob si piglia male, fa un dissing, ci butta in mezzo schioffi. Schioffi si piglia male, dissa Ice Knob con le scorregge. Ice Knob che risponde, al mercato mio padre comprò. Ice Knob risponde e noi adesso andremo a vedere La risposta della risposta risposta sotto qua. Scrivete se poi volete anche Kill Shot di Eminem che ha dissato Machine Gun Kelly ha dissato Eminem che al mercato mio padre comprò. Ho capito. Raga, vabbè, se io non voglio farla di Eminem, ve lo dico. Ice Knob, ma la fine dell'est c'è oggi Isbur? Probabilmente sì. Con la bancarella? Probabilmente. Prodotto da Tradez. Ancora Tradez. Tradez è quello che aveva il kebabbaro in via Gibellini. O aveva il 99 cent shop in via Gibellini. No, kebabbaro. Chi è che aveva il kebabbaro? Chi è che aveva a Milionardo? C'era che va all'angolo, quello alle due fermate. Sì. Che poi era chiuso per quella brutta storia di Asle. Ice Snob! Mi è partito anche il flessibile. Sì, flessibile. Perché siamo uomini flessibili. Ice Snob, produzione Amstrades, vai, ciao! No, vabbè. Uomini flessibili. No, aspetta. Devo rimandare indietro! Ma c'è il testo? Però non c'è il video. Vai, non c'è il video, vai! I dissi migliori sono quelli senza video. Sì, perché non ci sbatta. Ci mangio le braccia. Cos'è sta roba? Sarai un coso senza braccia e senza faccia. Coso senza braccia e maccia. Al vento. Al vento. Siamo Ice Knob. Noi siamo Ice Knob. Ha una molteplice. Salgo le scale dei denari. Senza che tu vai. Perché hai sbagliato i conti. Sei meglio come tronzi in testa. Vergogna della tua città di Barlo, per questo qua, sei del tuo dis, fratello, e la scorreggia. Mi sta scopando il tuo cadavere ad ogni play di un mio fan. Muore uno schioffi. Ah, io l'avrei chiusa con un altro nome. Tardati, no. Tipo CMC. Figato ascolto. Ma come 90? Non si è capito un cazzo. Già toccato, tu stavi in foto, ti ammazzo, figlio di puttana. Ti ha fatto delle date. A lui sei ancora canto. Tu cazzo ne sai. Una che suona al piano. Bravo. È come dire un imbianchino è uguale a Renzo Piano. Sti falliti ha rotto il cazzo, non la tocco col cazzo in mano. Prendi sta minchia, tu spegni Gomorra. Uno stronzo sulla mi sto rispondendo. Per insegnarti senza a farlo, raga. Testa di gnaio, è finita la festa. Mamma mia. Finita la festa. Addios. Che merda, raga. Cosa? Sono 6 gennaio e è finita la festa. Oh, ma il beat a me è piaciuto. Cioè, anche come stava sopra. Proprio 90. No, allora, 90. Come prima di analizzare il testo, parliamo tecnicamente. Io pensavo che... Finita la festa, hai rotto anche il tavolino. Hai rotto il tavolino perché tu sei un cretino. Volevi farmi il piedino. Caduto il bonghettino. Lo sapevo che la chiudevi così. Non lo so. Cosa? Allora, no, è bello. Schioffi ha spaccato tanto nell'ultimo pezzo. Ma mai che ha spaccato il culo. L'attitudine, frate. Senza scoregge, senza ritornello. Sì, però c'è stato quel pezzo figlio di puttana. Minchia, 90 merda. Sborro in bocca.
Paolo. Di scopo tua mamma. Oh, dissing classico, zitto. Eminem cosa dice? Mi è piaciuta un po' la finezza di più di Schioffi. Per aver fatto una cosa. No, ripeto, a livello tecnico spacca. A livello tecnico, a secondo me, questo pezzo. Il beat è una bomba. È meglio come del primo pezzo. Come c'è stato sopra, sì, è una bomba. Meglio del primo dissing che ha fatto Paolo. Poi questo è, questo è un dissing più viscerale. Non c'è il ritornello, non ha fatto la minchia commerciale di c'è prima. C'è neanche il video, vaffanculo. Figlio di puttana, io ti cago in gola. Capito? Così, vaffanculo. Non lo so, ma aspetto sempre qualcosa di più. Se sei uno stronzo sulla neve, ma chi lo raccoglie? Quello stronzo è carino. Sai fumare, se mi fai bello. Tecnicamente mi piace di più quando canta senza autotune. Sul boom bap ci sta da Dio. E io spero, visto che ultimamente siamo. Ma quando è che tornerà il boom bap in Italia? Quello bello, vero, di una volta. Quando è che tornerà? Dai, ti prego. Ma se tu spingi Defcon, no, ma dai, vediamo. Satira! Ciao! Luci, io ti voglio bene. Ogni tanto quando te ne esci con quelle cose. Andiamo a vedere subito il testo. Come ti dicevo, metricamente sul beat ha spaccato. Ha fatto il rap. Rispettivamente al primo pezzo di Sinchi ha tirato fuori. Drill! Rispetto al primo dissing che non mi era assolutamente piaciuto. Alleluia, sì, perché aveva la linea vocale alla Snob che non piace. Invece questo mi piace molto di più. Cioè, se fai un dissing lo fai di pancia, come mi stai dicendo. E quindi no autotune, no ritornelli, vai incazzato e ne parli. Perché altrimenti è una trovata commerciale per far traditare il tuo pezzo. Oh, forse Pedro ha finito di trapanare. Speriamo Pedro a Chris. O Giuseppe, come cazzo? Non lo so. Miguel. Vai, vuoi leggere tu, leggo io? Spieghiamo le barre anche, che sono interessanti. Ah, il primo pezzo non si capiva una wallera di quello che era diceva. Era bello perché faceva il mostro. Il recitato faceva, mostro. Noi ti mangeremo le braccia e poi le gambe. Ti staccheremo la faccia dalla testa a morsi. Sarai un coso senza braccia. Ma un coso. Senza gambe, senza faccia, che rotola per la strada come un escremento al vento. Questa è la più carina della cacca sulla neve. Un coso. Chi diavolo sei tu? Noi siamo ai snob. Noi, parla in plurale, ma è stato come Berlusconi. Come un posseduto da una legione infernale di demoni. Ho capito. Salgo le scale dei denari, tipo Royal Flush. Pretty boy, schiaccio a terra, puoi baciare lo swoosh. Cos'è lo swoosh? Ma non me ne frega neanche un cazzo. Pretty boy, baby. Puoi nessuno fotte con il mic. Il mic. Mikey. Brutti stronzi. Il Mikey. Un pugno in bocca e canti come il jukebox di Fonzi, baby. Allora, c'era sto jukebox che evidentemente aveva un contatto che... Allora lui cosa faceva? Posso mettere la 500 lire? Già. Oh, e partiva la musica. Ok, non il quarto di là, la 500 lire. No. Ragazzi, treni, cazzo. 500 lire. Vabbè. Basta con 1000 lire. Bravo. 30k coi Bushwaka. Ascolti a canna. Perché per fare tu quei soldi venderesti mamma. Quei 30k te... Vabbè, guarda chi ascoltami. A parte gli hai caccati tutti, ma... Lui che dice io mia mamma, bella mamma, questi rapper mammoni italiani farsi riconoscere sempre a 40 anni ancora mammoni, tagliamo sto cordone ombelicale. Lui ha detto tu la vedi adesso a mamma, no? Che dici la mamma? La mamma, la mamma. Ma chi Schioffi, quello che ci vorrebbe una mamma che fa le scuole. Samuel ha Samuel. Treni. Samuel ha fatto fortuna, sì, ci siamo sciolti. Però riguardati Spotify perché hai sbagliato i conti. No, perché ovviamente lui l'aveva attaccato. Io ho più like di Samuel. Sei meglio come panca besta, con gli stronzi in testa. Chiamano ma là sono stronzi. Tre schiera citazione. Esatto. Vergogna della tua città, per questo sei in trasferta. E snob è una fottuta bomba. Esplodo tipo scheggia. Non esplodono le schegge. No, ma è la bomba quando fa le bombe, fa le schegge, no? Vabbè, deflagrazioni, sono le schegge, sì, della deflagrazione delle bombe shrapnel. Secondo me è sbagliato l'italiano. La meglio parte del tuo diss, fratello, è la scoreggia. Come avevi detto tu, l'unica cosa che si attaccheranno è quella. Vedi Schioffi, quando diciamo le cose, eh? Quello. Mi sto scopando il tuo cadavere come a Milwaukee. Sai il mostro di Milwaukee? Sì. Cannibale. Ma sì. Necrofilo, cannibale e anche un po'. Mi ci piaceva il whiskino. Tatuati in faccia la mia faccia. Che ma come fai a tatuarci in faccia la tua faccia? Va tipo piccola qui? O proprio uno a uno? Ma in quel caso come fai? Ci stavo pensando anch'io. O cambi i lineamenti con le sfumature? Solo fai solo sfumature? È figo con le sfumature cambi. Poi fai il naso un po' più... Vabbè, ho capito. Un po' più metal. Dose letale. Chi mi ascolta poi fa l'antidoping. Eh no. Cioè se la dose è letale, chi mi ascolta muore di overdose. No, se no dovevi dire strofa illegale. Scrofa illegale. Sì. Prima di essere... Chele, Pop è morto se ci hai batto un colpo.
non credo che... Prima di essere rapper, frate, sono un MC. Tu hai pubblico di dati, tipo chiamarsi MC. Ah, raga, qua dobbiamo aprire una e questo è il pezzo più bello del disco. Dobbiamo aprire una piccola parte. Che CMC è un pubblico di ritardati. Non stiamo dicendo che i ragazzi che gestiscono TMC siano ritardati. Quando siamo entrati noi all'epoca abbiamo anche collaborato con loro. Poi si è riempito di questi 14 anni che ascoltano tipo la merda e sanno tutto. Ho 15 anni e ho il noleggio perché ho aperto YouTube e Wikipedia e quindi io c'ero lì. Si divide, so tutto io. Il pubblico di 12 anni e il pubblico di CMC si divide in due parti, anzi in tre. La terza parte è quella che perdiamo subito, che è la minoranza, è quelli che c'erano e sanno come funzionano le cose, quelli che sono anche un po' più svegli. Poi ci sono i bimbi minchia, che ascoltano la scuola e dicono che la vecchia scuola è una merda e gli arcade boys dicono stronzate perché non capiscono cazzo e bimbi minchia che ascoltano la vecchia scuola, scuola e dicono mezzo la nuova scuola è di merda e gli arcade boys non capiscono un cazzo della vecchia scuola, quindi di base noi, come abbiamo sempre detto, non capiamo un cazzo, va bene così. È meno male che capite tutto voi. Allora, e poi quando si incazzano, quando diciamo che è pieno di coglioni e dovrebbero fare una selezione, visto che la selezione naturale ha fallito, censurano tutto. Censurano. Perché loro sono il vero rap e censurano tutto. Ah, libertà di espressione. Libertà di espressione, non parlate di loro, verrete censurati. Un po' come qualcuno ai piani alti che non ci fa lavorare. Allora, a ogni play di un mio fan muore uno schioffi. Caccio. Prima di essere rapper, frate, sono un MC. Ok, l'abbiamo già letto. L'ho già letto prima. Zitto, taglia. 10 anni di conservatorio dritti dentro a UCS. Capito? Mi dissi per farti ascoltare, sei un mio riflesso. No, beh, dai, il dissing l'ha fatto per rispondergli, non per farlo ascoltare. Tu non permetterti di contraddire Mike Snob, Mike Snob è Dio, tu non capisci. Mi lo succa Mike Snob. Sei. Perché stai schiacciando? Perché io ho le mani da tu su. Come... Allora, sei andato pure fuori tempo, sfigato. Ascolta, nelle strabite non si è capito un cazzo un'altra volta. Pari Gemitaiz ha detto pure. Sì, se non sbaglio ha dissato anche Gemitaiz. Tu stavi in fondo al bar, mostra in fondo una bara. Sai perché perché in fondo al bar era un pezzo di schioffi. Ma quali schiaffi? Io ti ammazzo, figlio di puttana, è bello. Bello, proprio bello, una merda, Mike. Cioè, invece sì. Penoso sto coso. Invece è bello, ti ammazzo, figlio di puttana. Te che parli comunque. Oh, amico, che cazzo lo stai dicendo, fratello? Ti ammazzo, figlio di puttana. Tu e quel coglione di Snow parlate. Ecco, ti attacchi al fatto dell'età, sai perché? Altrimenti non avresti altri da dire su di me. Scemo di merda. È salito il francesismo. Oh, non so perché. Io l'ho conosciuto primo. Gli ho aperto anche qualche live. E grazie a lui si è ancora canto. Tu che cazzo ne sai? Qua ha ragione. Perché Schioffi non può parlare invece di un morto. A meno che non si è riscoperto medium. Allora. Se si riscopre medium. Sì, adesso a parte la battuta. Eh sì, perché non è un argomento brutto. Ne abbiamo parlato anche l'altra volta. Quando abbiamo visto poi la rima di Schioffi. Mike ne aveva parlato, tra virgolette, con rispetto. Sì. Se magari esagerando, anche non esce un rapper decente da Roma l'ultimo era prima. Beh, se paragonato a primo. No, ha ragione. Ma un'esagerazione che ci stava. Sì, eh? Sì. Non era niente di rispettoso. Mentre Schioffi, poi, quando nella risposta, ti ricordi che ho storto il naso? Rispondendo, ha preso. Si è preso una responsabilità differente. Non era più un come se. Invece non può sapere. Qui lui l'ha ripresa questa cosa. E ci sta che l'abbia ripresa. Però cioè, io l'avrei lasciato fuori poi alla fine. Esatto. Un artista non è artista perché suona il piano. Come dire, un imbianchino uguale a Renzo Piano. Sarà un pittore Renzo Piano. Adesso possiamo fare come i 600 giornalisti di ora che vanno su Wikipedia e poi fanno io la knowledge. Ma tu hai aperto il Wikipedia l'altro ieri e mi stai ripetendo a pappagallo. Architetto senatore a vita italiano. Ah davvero? Non sapevo fosse un architetto e neanche un senatore a vita. Ho fatto un architetto a livelli altissimi, ho capito. Ok, va bene. Vabbè, un architetto figo, capito? Vabbè, sì, non puoi essere. Comunque gli architetti mi stanno sulle palle perché ti devono dire questo va di moda e vivi in queste case brutte che però costano tantissimo perché l'architetto figo detta la tendenza, ma a me piacciono le casette rustiche. Fedez, bella quella casa Fedez. Bella. Brava Chiara, cioè, comprati un armadio normale, più un armadio, aprici dentro le scale, piastrelle, dai, vestiti a terra, togli queste cazzo di piastrelle del bagno in sala, le piastrelle della sala in bagno. L'hai visto il tavolo? Che merda, che tavolo c'hanno? Di merda. Sì, questo si è rotto mentre gli hai fatto il piedino. Capito, vabbè, almeno quello è un tavolo. C'hanno i vestiti a terra, però almeno mangiano a tavola. A meno che non fanno quelli, sai, radical chic. Ah, mangiamo sul tappeto come gli arabi, perché sennò mica che pensano che siamo razzisti. Vabbè, si fa lì, ti ha rotto il cazzo, non la tocca piano. 5 minuti i tuoi fanbon stanno col cazzo in mano. Beh, questa è una rima brutta. Per gli stagni, ma tutta in gola, spillami la sbarro. Questo è tradotto da Manro direttamente. Era quella la rima che ti dicevo. Sì, questa è una merda, schifo. Questa è una merda. Ti sei fatto dopo il viaggio, però spegni Gomorra. Beh, se carina l'ha ripresa bene, però. Ah, perché con Gomorra faceva rima solo sbarro. No, quello. Testa di cazzo muore, non mi interessa.
Io uno stronzo sulla neve, fai solo fumo. Ah, già, ero. Finito il pezzo, poi di te non parlerà nessuno. E non voglio stare calmo, mi sto scomodando. Se ti sto rispondendo è per insegnarti a farlo. Figlio di puttana, coglione, basta, ti spara il mock. Spacci, ma queste cose non mi piacciono. Non perché mi piace, tu sei perché... troppo pacifista. No, è perché io penso sempre che poi arrivi a un punto in cui per essere meglio dell'altro devi essere meglio dell'altro, no? Se quello si mette le scorregge alla fine e tu fai una finezza per fotterlo. Spillami la sbarra dal cazzo. Sembrava una finezza. Sì, vabbè, ma però fine fine. Secondo te tra schioffi e snob, a parte che schioffi è un minchia, quindi e snob invece un duca. Ducazzo, credo. Secondo te chi sta tenendo testa in questo momento? Qual è snob? Anche se schioffi comunque mi è piaciuto tanto. Lo schioffi era bello il dissing, ci è piaciuto molto. Questo è un dissing più hardcore. Sì, meno fine. E quindi se l'è fottuta con l'hardcore, Mike. Sì, bravo. Vabbè, stanno facendo vedere. Ecco, raga, la figata di questa roba qua. Ok, magari non sono a livelli ultra altissimi. Stiamo vedendo gente. Però è divertente, secondo me è una delle roba più di qualità, più rap che è uscita negli ultimi tempi. A livello di rap, vero, quello vero, puro io, ma ascolto i Drusce Boys, che cazzo, sai, il vero rap so io. Sì. Uno ha fatto il tecnicismo, il piano, la minchia, il conservatorio. Lui ha fatto il boom bap su una base marcia, funky, bella, horrorcore, megatronica. Che cosa? A casa, però sì, va bene. E alla fine sai che è il più minchia Night. Che vai a vedere, una barra, vai a vedere che Night è stato il più minchia di tutti. Sì, sì. Bravo Night. Aspettiamo la tua risposta, dove dici? Sì, tutti e tre, tutti e tre. Sì, e la Young.